siamo con l'interprete di questa sera, la nostra, perché è cittadina bitontina al 100%, Loredana Ruggero. Ciao Loredana. Ciao, ciao. Allora, mi spieghi come ti è venuta l'idea di questo tributo? Dunque, correva l'anno 1992, anche se non si dice l'età di una donna, io lo dico, non mi interessa, avevo 16 anni e quindi fate un po' adesso il calcolo dobbiamo rifare di quanti adesso io abbia. E nulla, cantavo in un coro parrocchiale. Un gruppo musicale che era lì in parrocchia mi individuò la mia voce, mi propose di entrare a far parte del gruppo. E così l'estate successiva feci il mio primo concerto, era il 92 e Mia Martini aveva cantato Gli uomini non cambiano e nulla, mi fu affidato quel brano e di lì è partito un amore incondizionato per Mia Martini. Per cui nel tempo, dopo tante esperienze professionali, diciamo, dopo aver fatto tante esperienze professionali, ho maturato l'idea di fare questo progetto, ma era una cosa che sentivo da tantissimo tempo. Sono un po' emozionata. Senti, perché proprio Mia Martini? Perché è stata la canzone che ti ha portato a lei o tutto il suo vissuto? In realtà è cominciata una canzone della quale poi a quell'età in realtà non ero neppure magari tanto in grado di comprendere il reale significato. E poi è stato il suo vissuto, è stato insomma ascoltare le sue canzoni, i messaggi, i temi che lei ha abbracciato nel corso della sua carriera. E quindi tutto questo mi ha portato ad innamorarmi perdutamente di Mia Martini. Io ho guardato un po' in giro questi giorni tra Facebook e roba varia. Tu sei stata travolta da tantissima gente ed è una cosa che non ti aspettavi. Assolutamente no. Noi compresi. Assolutamente no. Non so che cosa sia successo. Infatti io dico, ma fatemi capire, non sto capendo più nulla di quello che è le radio. Probabilmente, non lo so, la spiegazione che mi sono data è che il pubblico, la gente è ancora fortemente insomma innamorata di Mia Martini, per cui sentono questo tributo come qualcosa che gli appartiene. Ed è bella questa cosa perché l'ho vissuta e la sto vivendo così, questa preparazione che ha richiesto poi uno studio abbastanza lungo. Ho sentito la vicinanza di tutti, come se veramente la si sentisse come una cosa propria. E questa è la cosa più bella che sia accaduta, insomma. Magari poi c'è stato il passaparola che sei anche bravina. No, questo non lo... non la diciamo, non so, vabbè, no, non lo so. Lo scopriremo stasera. Ma lo scopriremo solo vivendo. Oppure infelice. Ma sì, tanto è lo stesso. Mi basta solo che sia un amore. Senti, logicamente ti faccio una domanda. Qualche giorno fa è andato in onda il film su Mia Martini. Ti posso chiedere il tuo pensiero al riguardo? Cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto? Se, non dico fedele, ma quantomeno avvicinabile alla realtà. Certamente sì. Serena Rossi è stata, secondo me, molto molto brava. Ciò che non ho condiviso è quella forzatura relativa insomma alla storia con quel fantomatico Andrea fotografo che poi nella realtà è stato Ivano Fossati. E per me che ho letto biografie, ascoltato interviste e quant'altro, ne è uscita comunque una realtà distorta da quello che è realmente insomma è stato. Senti, secondo te perché Ivano Fossati e Renato Zero non hanno dato il loro benestare alla presenza? C'è una domanda di riserva. Allora, allora secondo me... Te lo faccio perché conosci il personaggio Mia Martini, sì. Per cui so che puoi rispondere. Renato Zero secondo me perché essendo stato un grandissimo amico di Mia Martini, lo sappiamo tutti, fino a alla fine, fino a qualche giorno prima, infatti lui racconta in un'intervista di avere il grande rimorso di non averla trattenuta con sé.
nei giorni precedenti, insomma, al suo decesso, perché stava poco bene, sentiva parecchio la solitudine, si era da poco trasferita nel paesino in cui poi è deceduta. Questo per dirti che comunque Renato Zero le è rimasto ed è legato a lei in maniera viscerale, per cui probabilmente non ha condiviso questa, forse l'ha vissuta come una strumentalizzazione. Il mondo dello spettacolo ne ha fatte tante. E quindi ora si ricordano tutti. Penso che Renato Zero abbia fatto questo tipo di pensiero, sì, e non ha voluto che la loro amicizia fosse in qualche modo strumentalizzata. Quanto a Ivano Fossati, lui è un personaggio molto schivo, ora non so, forse perché in cuor suo sa di averla anche fatta soffrire parecchio. Mia Martini è rimasta legata a lui, insomma, è stato forse l'unico amore della sua vita. Sì. Loredana, noi ti lasciamo andare perché so che fra un po' comincia il concerto, ti seguiremo in diretta audio, poi ci sarà la possibilità anche di risentirlo in podcast il tuo concerto. Più che dirti in bocca al lupo. Viva il lupo! Ciao, arrivederci.